anche a cui regione le notizie direttamente dal Consiglio regionale. Si parte con l'autorità per partecipazione approvata a maggioranza all'attività svolta nel 2022. Il Consiglio regionale si è così aperto con l'astensione del Movimento 5 Stelle e il voto contrario di Fratelli d'Italia, Lega e Gruppo Misto. Vediamo. Prosegue a Firenze l'iter di revisione della legge regionale per garantire i percorsi partecipativi sulle decisioni della Giunta e del Consiglio inerenti le normative urbanistiche e la gestione dei beni comuni. Per questa ragione è stata avviata una riflessione che rilancia e implementa la partecipazione come strumento per la codefinizione delle politiche pubbliche. L'autorità per la partecipazione, lo ricordiamo, effettua un monitoraggio sugli esiti dei processi partecipativi oggetto di finanziamento. In questa fase cerca di individuare strumenti di incentivazione per i comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, per favorire la capacità di attivare quegli stessi percorsi di coinvolgimento dei cittadini. Sentiamo allora il dibattito sulla risoluzione collegata all'attività 2022 dell'autorità che l'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza con l'astensione del Movimento 5 Stelle e il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani. Secondo quanto riferito in aula dal Presidente della Commissione Bilancio Giacomo Bugliani, le richieste di sostegno per processi partecipativi presentati alle scadenze di gennaio, maggio e settembre 2022 sono state in totale 34, delle quali 20 finanziate. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione, di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320.000 euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione, rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della Giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Durante il dibattito Marco Casucci della Lega ha sottolineato come ci sia stata solamente una richiesta partita da un privato cittadino sulle 34 presentate complessivamente. La Lega vota contro semplicemente perché siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati. Sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico, perché esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione. In Toscana abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo. Purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. I percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana, da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare i processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto, abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilievi critici per cercare di migliorarne il quadro, ne stiamo discutendo con la maggioranza. Le province di Firenze e Pisa sono state le più attive, mentre fa riflettere, come ha sottolineato il consigliere Casucci, che alcuni territori non abbiano presentato nemmeno un progetto.
Premetto di essere in generale a favore della partecipazione, inteso però come strumento efficace ed effettivo di coinvolgimento di quella che è la pubblica opinione rispetto a temi centrali. In realtà, per come è stata posta la questione, oggi rischia di essere una mera dichiarazione di intenti, perché se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita sui rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello regionale, anche laddove, penso alla questione aeroportuale, si sarebbe potuta attivare. Quindi la sfida è: si crede davvero nella partecipazione? Allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano, diciamo, il futuro della Toscana, e quindi a un reale coinvolgimento dei territori. Questo perché non significa strizzare l'occhio a comitati oppure come dire, fare la solita politica del tipo allora sì, lo volete far qui, noi vi diciamo no e mettiamo 5.000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica. Questo non è lo spirito, anzi, se la partecipazione fosse stata in qualche modo anche accompagnata ad una consapevolezza, ad una spiegazione molto spesso sui territori, forse avremmo anche evitato dei contenziosi. In futuro la partecipazione dovrà essere uno strumento ancora più efficace, ma la legge, dice Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, è già molto buona nella versione attualmente in vigore. Il problema è di altra natura. La partecipazione è uno strumento che la Regione Toscana ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Nel documento preliminare che verrà presentato oggi si parlerà anche di come modificarla per migliorarla, ma la verità è che bisogna capire quante volte la Regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata per delle formalità oppure se viene implementata nel modo più corretto, e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Tra i due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state ad Arsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi, guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute, è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono. Perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno. Si chiude in pareggio il bilancio 2023 di Arti, l'Agenzia Toscana per l'Impiego, con un valore della produzione pari a 84 milioni di euro. È stata la Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, per il PD, ad illustrare in aula il bilancio di Arti. Il ruolo dell'Agenzia Regionale per l'Impiego è quello di garantire la gestione dei centri per l'impiego e il presidio territoriale delle politiche attive del lavoro in termini di progettazione, organizzazione, erogazione degli interventi e formazione. L'attività dell'Agenzia quindi consiste, come detto, nell'erogazione di servizi per i lavoratori e per le imprese in coerenza con i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello ministeriale e con gli standard regionali previsti dalla Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego della Toscana. Al di là dei numeri di un bilancio in pareggio, abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che la Regione Toscana sta facendo e Arti in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione lavoro, perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con ANPAL, ma anche alle risorse che arriveranno del Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. Il valore della produzione di Arti nel 2022 ammonta a 84 milioni di euro. L'agenzia ha servito circa 16.000 aziende, 239.000 utenti e attivato 619.000 iniziative di promozione all'occupazione e inserimento nel mondo del lavoro. Riguardo al piano degli investimenti programmati per il triennio 2023-2025, sono tre le tipologie di intervento: acquisti di licenze software, acquisti di dotazioni strumentali di arredo e manutenzioni straordinarie su beni di terzi.
La consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani ha proposto alcune riflessioni all'Aula. Sicuramente il ARTI è oggi un'agenzia regionale chiave, se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Ecco, tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse, a partire dalla formazione e dalle politiche attive. E soprattutto, diciamo oggi, anche alla luce della riforma sacrosanta del reddito cittadinanza, si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese. Un tema al quale si deve riservare attenzione è proprio quello delle politiche del lavoro e lo ribadisce Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavori stagionali devono fare, si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista l'esigenza maggiore è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. E ancora su questo si fa fatica perché il problema è strutturale, non attribuibile ad ARTI. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania si hanno 4 volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego, si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta. E in questo la Regione, a parte appunto mettere a disposizione del personale, altro non fa, perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze, e la Regione Toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. In Toscana una legge appena aggiornata dal Consiglio regionale vieta ai minori l'uso delle macchinette che alla fine della partita restituiscono punti, ovvero l'uso delle ticket redemption, le macchine da gioco che alla fine restituiscono al giocatore appunto sotto forma di ticket i punti. Vediamo. Sarà vietato ai minori in Toscana l'uso delle cosiddette ticket redemption, le macchine da gioco che all'esito della partita restituiscono al giocatore dei punti sotto forma di ticket. Punti che possono essere accumulati e poi utilizzati per l'acquisto di premi presenti all'interno delle sale giochi e dei centri commerciali. Il Consiglio regionale ha approvato un aggiornamento di legge con voto unanime. Il nuovo testo normativo è di iniziativa di un gruppo di consiglieri del PD, prima firmataria Anna Paris. L'obiettivo è quello di combattere la ludopatia. Ci troviamo di fronte a ragazzi deboli che più giocano, si crea un meccanismo gioco-gratificazione, un meccanismo subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce e diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Si tratta di una legge di pochi articoli ma di grande significato, approvata all'unanimità già in commissione da tutti i membri di maggioranza e di opposizione. Sì, siamo stati tutti favorevoli, quindi all'unanimità. Siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e, come ho detto in aula, potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria, perché se si fa un buon uso di questa legge, si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi, perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi, di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati e questi ragazzi poi crescono, quindi potrebbero essere i futuri uomini che in qualche modo evitano di rimanere con lo stipendio lasciato nei vari giochetti, perché che anche il gratta e vinci che il nostro Stato
propone, quando ti fa uscire un numeretto che è vicino a quello che te hai, pensi di essere stato solo sfortunato. In realtà sei rimasto invischiato nelle loro trappole. Voto favorevole anche dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, e da Italia Viva. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie. Cioè i ticket redemption, che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccolo valore, ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani e ai ragazzi, è diventata una legge, e questo è un altro passaggio importante, appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, nostro esponente regionale, oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze, è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo, ad esempio, sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali, che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Insomma, la lotta alla ludopatia è qualcosa che deve essere fatta ogni giorno e soprattutto ha bisogno di controlli e sanzioni esemplari per chi mette a repentaglio il sistema sociale e anche i nostri giovani con questi che sono né più né meno che non innocui giochi, ma veri e propri e induzioni alla dipendenza. Una legge importante, inizia il proprio percorso legislativo quando io ero presidente della Commissione Sanità, quindi un testo al quale sono particolarmente affezionato, ha fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori, e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata della scorsa legislatura, ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione. Serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo, alla quale sono e rimango particolarmente legato. Il percorso legislativo netto compiuto dalla legge e l'unanimità dei voti in Consiglio rendono orgogliosa la prima firmataria, Anna Paris. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione, perché mi sono avvicinata a questo testo con grandi dubbi, non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo, perché è passato in Commissione Sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Riteniamo di, con questa normativa, di fare un regalo a tante mamme e soprattutto ai nostri figlioli, che sono questi ragazzi tanto deboli, che purtroppo non abbiamo il tempo di controllare durante le 24 ore i loro pomeriggi, possono raggiungere queste sale giochi e purtroppo non essere controllati. Presentata a Pisa dal difensore civico della Toscana Lucia Annibali e dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la nuova commissione mista conciliativa dell'ASO Toscana Nord-Ovest, alla presidenza l'avvocata grossetana Giuliana Romualdi. L'avvocata grossetana Giuliana Romualdi, per 3 anni presidente della commissione mista conciliativa dell'ASL Toscana Sud-Est, è stata nominata presidente dell'analoga commissione di un'altra ASL toscana, la Nord-Ovest. Al suo posto, per la Sud-Est, nei prossimi giorni dovrebbe subentrare l'avvocata fiorentina Paola Foti. La commissione mista conciliativa è uno strumento di conciliazione rapida a servizio di cittadine e cittadini per questioni che non abbiano trovato soluzione con l'ufficio in relazione con il pubblico. Si va dai tempi di attesa e di erogazione dei servizi alle lesioni alla dignità della persona, dal diritto all'umanizzazione delle prestazioni sanitarie, alle presunte criticità organizzative o difformità nei servizi, alle informazioni sulle modalità di fruizione delle prestazioni e dei percorsi sanitari e sociosanitari. Il messaggio è una sanità trasparente e vicina alle persone. Se qualcosa non funziona è giusto il cittadino abbia risposte, e serve anche come riscontro per l'azienda, perché in questo modo l'azienda può lavorare meglio e cercare di ridurre le liste d'attesa, per esempio dare risposte di prossimità ai cittadini. Questa è anche buona sanità. Giuliana Romualdi, docente di mediazione e procedure alternative di risoluzione dei contenziosi all'Università di Siena, è stata indicata dalla titolare della difesa civica in Toscana, Lucia Annibali, che ha auspicato un lavoro di squadra tra le varie commissioni conciliative e l'ufficio del difensore civico regionale.
Credo che la cosa importante sarà essere capaci di creare un metodo di lavoro e quindi creare davvero una rete tra gli URP, le CMC e il difensore civico, perché insieme si possa indirizzare al meglio la richiesta del cittadino, quindi un lavoro davvero di squadra. La commissione mista conciliativa dell'ASL Toscana Nord-Ovest è stata nominata a giugno da Maria Letizia Casani, che dirige l'azienda. La presentazione è avvenuta a Pisa e la commissione è già operativa. Abbiamo trovato oggi in questa prima riunione operativa un bel carico di lavoro, perché la commissione non si riuniva da tempo e abbiamo già assegnato i casi, quindi entro la fine di luglio faremo un'altra riunione proprio per rispondere ai cittadini, agli utenti che ne stanno aspettando da tempo una risposta da questa commissione, che finalmente appunto torna ad operare. Le commissioni miste conciliative sono composte da 5 membri rappresentanti di associazioni di volontariato e tutela con relativi supplenti e da altrettanti rappresentanti delle relative aziende sanitarie. Durano in carica 3 anni e i membri titolari non possono espletare più di 2 mandati consecutivi. Ed è tutto, ora l'ultima notizia a cui Regione vi dà appuntamento al prossimo notiziario. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi.